Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di martedì 6 agosto 2024. Commento tratto dal sito nellaparola.it. Due cose colpiscono del Vangelo di oggi. La prima è la preghiera di Gesù. Sta scritto: congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuto la sera, egli se ne stava ancora solo, lassù. Dovrebbe colpirci il tempo che Gesù riserva alla preghiera. È un tempo decisivo, personale, prolungato, e tutti noi sappiamo che è proprio nascosto in questo tempo il suo più grande segreto. L'effetto più evidente sembra la prosecuzione della storia. Gesù raggiunge i discepoli, ma lo fa camminando sulle acque. L'immagine è forte e sta a significare che la preghiera impedisce a Gesù di affondare negli eventi. Egli può dominarli, attraversarli, senza lasciare che essi letteralmente lo affoghino. Eppure i discepoli sono spaventati da tutto questo. Sta scritto: i discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ecco allora che Pietro si fa come sempre portavoce di tutti: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma per la violenza del vento si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Anche Pietro, e ognuno di noi, potrebbe camminare come Gesù sulle acque degli eventi della vita, ma per far questo deve fidarsi. Deve credere che Gesù può ottenergli questa grazia. Si rimane in piedi nelle tempeste solo se si prega, perché è la preghiera la fonte segreta di ogni fede e di ogni capacità di fiducia. Senza di essa si affoga senza molte vie di uscita. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.